che riguardano le texture. Siccome riguardano le texture, prepariamone un paio. Allora, vado a cambiare la risoluzione, magari scelgo 1024x1024, vuol dire che ho una forma quadrata, e prendo uno strumento, prendo adesso lo strumento Pen, e preparo una texture, per esempio, questa qui, a tratteggi, anzi, mettiamone qualcun altro in più. E questo spessore voglio andare a modificarlo, posso andare nelle proprietà dell'oggetto Grease Pencil e c'è la possibilità sotto Strokes di andare a cambiare lo spessore di tutti i segni. Quindi per esempio metto 3, ecco qua, adesso sono più grossi, faccio F12 e salvo questa immagine. Quindi Save As e in questo caso la chiamo Texture Tratteggio. Salva. E poi premo B e cancello tutto quanto e preparo un altro tipo di disegno, magari in questo caso utilizzo Marker Chisel, eccolo qua, F, e faccio qualcosa di questo tipo, quindi diciamo qualcosa di riempito ma un po' sporco sui bordi, che sta al centro dell'immagine. F12. E in questo caso voglio che sia trasparente, quindi per attivare la trasparenza vengo qui e sotto Film scelgo Transparent, quello che farei normalmente. Se faccio F12 adesso vedete lo sfondo è trasparente e posso salvare sempre l'immagine. In questo caso la chiamo Texture Brush. E mi assicuro che sia RGBA perché ho una trasparenza e magari rifaccio, quindi di nuovo B, cancello anche questa e rifaccio un'altra texture a tratteggio, anche questa trasparente, facciamola di nuovo così, F12, anche questa la chiamo trasparenza, quindi vado a salvare, quindi texture tratteggio trasparente. Ora che ho delle texture, vediamo come possiamo usarle. Creo di nuovo un documento da zero e vado a prendere il riempimento Solid Fill, perché mi è facile parlare di riempimento. Quindi ora ho creato una forma, creiamone un paio, eccole qua, e sono riempite con Solid Fill. Sotto Fill, oltre al riempimento solido e gradiente che abbiamo visto l'altra volta, c'è anche texture. Se scelgo texture posso andare ad aprire un file, per esempio la prima che ho fatto, texture tratteggio, e faccio open image. Vedete, questa è la prima che avevamo fatto, quella in bianco e nero, e ha riempito il mio segno con la texture, e però c'è un colore di base, vedete, base color è rimasto. Quindi se il mio colore di base è bianco e metto il blend a 0, avrò esattamente la texture originale. Non ho messo esattamente. Se invece cambio il colore di base e appunto utilizzo Blend, posso mischiare la mia texture con il colore che scelgo qui. Quindi questo è un uso della texture. E ovviamente Location, X, Y e Rotation mi permettono di fare le stesse cose che abbiamo visto l'altra volta, e in questo caso ho anche scala sull'asse X e sull'asse Y che mi permettono di cambiare per esempio le proporzioni dell'immagine. Se scelgo clip significa che l'immagine, adesso non si nota perché probabilmente è meglio che rimetta la location, l'immagine non viene, diciamo, ripetuta, quindi viene mostrata una volta sola e quindi non è per niente facile centrarla e metterla al posto giusto. Eccola qui, adesso sono riuscito a metterla al posto giusto nel cerchio, ma non nel rettangolo. Adesso è finita, diciamo, al centro del rettangolo. Potete anche notare che tra l'altro striscia via alla fine, quindi io non la uso mai questa opzione, preferisco quella in cui si ripete. Comunque questo è l'uso di una texture che non è trasparente. Se io voglio utilizzare un'altra texture, come quella appunto del tratteggio trasparente, il comportamento adesso vedete è diverso, il colore di base non c'è nella parte trasparente e il
il colore di base comunque continua ad agire nella parte non trasparente e di nuovo posso decidere, scegliamo un bel rosso forte, posso decidere con blend a 0 avrò esattamente la mia texture, con blend a 1 avrò del tutto questo colore. Poi siccome la mia texture è in bianco e nero non vedo altre variazioni, se la texture fosse colorata le vedreste. Se io disegno ulteriori tratti, siccome questa è una vera texture trasparente, gli ulteriori tratti saranno sovrapposti, diciamo, e andranno a mischiarsi con quelli sotto. Mentre invece, se torno, ora l'ho già caricata, quindi posso scegliere dalla lista, alla texture non trasparente, vedete i nuovi segni che faccio ricoprono quelli precedenti in un modo che non è appunto trasparente. Le texture possiamo usarle anche per gli stroke, quindi adesso cancello questa parte, invece di solid fill scelgo solid stroke e traccio un segno a matita, anzi prendiamo pen per esempio, ecco, e vedete qui nel tipo di riempimento è possibile scegliere texture. Ora vado ad aprire l'ultima texture che avevo preparato, questa texture brush. Allora, cosa succede? Ha inserito, siccome sono con line type line, ha messo la mia texture, che se vi ricordate era questa specie di pallino, me l'ha messa a costruire il segno e è allungata per via di questo UV factor. Quindi se io mettessi UV factor a numeri molto bassi, vedete il mio pallino è rispettato. Anche qua diciamo che non lo vedo per via dello spessore e quindi posso andare a modificare lo spessore di tutti i segni, qui adesso facciamo 5, così diventano, ecco, 5 volte più grossi. Quindi potete anche intuire che questo UV factor dipende anche un po', dallo spessore del segno. Quindi ora diciamo che a 50, sì, circa quando qui è 10, siccome ho aumentato di 5 tutti gli spessori, adesso è 50, diciamo 10 volte tanto il valore originale, più o meno ottenete la stessa forma originale. Di default è a 100, quindi è un po' allungato. Più lo alzo, se lo porto a 1000, vedete la pennellata si allunga ancora di più, 10.000. Quindi questo può essere un modo col quale avere un pennello che dà l'idea di un effettivo pennello. Adesso 5.000 forse è tantissimo. Metto 1000, ripristino un attimo gli spessori a 1 e vado a disegnare effettivamente con uno strumento più grande. Ecco. Vedete, ovviamente a un certo punto la mia texture finisce e ricomincia. Però se io gestisco bene questa distanza, quindi magari 2000, ecco, posso avere questo effetto pennellata usando line type line e allungando e accorciando la texture grazie a questo valore. Il valore quindi qui, tra l'altro, abbiamo anche in questo caso blend che serve a decidere quanto devo fare blending col colore di base. Quindi potete scegliere un colore, se metto blend a 1, ecco che la mia texture che era in bianco e nero viene colorata e viene usata come trasparenza per questa colorazione. Se abbasso anche, se adesso abbasso strength, abbiamo proprio un effetto di pennello. Allo stesso modo, posso usare le texture anche cambiando il tipo di modalità, cancello di nuovo tutto per non fare confusione. Se da line scelgo dots oppure squares, la stessa texture si comporta in modo diverso, cioè viene applicata a ogni punto del percorso. E quindi blend continua ad avere lo stesso significato, l'eventuale forza o meno da quel, quindi tutto si comporta allo stesso modo, però ho la possibilità di inserire la rotazione dei singoli punti ed ecco che hanno molto più senso i valori che avevamo visto qualche lezione fa. Sotto brush settings avevamo la possibilità, per esempio, di randomizzare le UV. Se io metto random a 1 delle UV, ogni pallino è girato in modo diverso. E quindi, per esempio, in questo caso il comportamento è che mentre qui erano tutti allineati, qui sono tutti disallineati. E diventa interessante anche aspect X e Y perché appunto posso allungare il comportamento dei punti. Quindi, per esempio, lo metto a 0,2
Ed ecco che i pallini, adesso è meglio che tolga il randomizer Ubi, vedete, i pallini sono allungati, 0,1 sono molto allungati. E se lo cambio in quest'altra direzione, abbiamo visto che ha quest'altro comportamento. Quindi andando per esempio a prendere uno strumento come marker, abbiamo questo tipo di materiale, vedete che ha già un comportamento un po' interessante. Posso andare a cambiare l'aspetto in questo modo, troppo. Quindi anche magari con un po' di randomize sul strength e sul UV un pochettino, no, ecco, non troppo, 0,05, giusto perché ogni segno sia un po' diverso, e aggiungo un po' di suddivisioni, e ora, per esempio, questo è un tipo di pennello molto diverso da quello di prima, che può avere un aspetto un po' più naturale grazie ad alcune alle texture che mi posso creare. Noi ne abbiamo create due semplicissime, potete ovviamente immaginare vari usi e potete provare a ricostruirvi dei pennelli che magari non hanno proprio la stessa complessità di quelli che si possono avere in software non vettoriali, però diciamo che con tutte queste opzioni si può arrivare a dei pennelli molto molto interessanti. Grazie e alla prossima!